Ciao ragazze, benvenute e bentornati in un nuovo video. Io sono Silvia e oggi vi parlerò di questa piastra. Quindi, se siete anche voi delle imbranate con gli aggeggi, piastre, quelli che fanno i boccoli, quelle robe lì, e avete i capelli super lisci e non vi tiene niente, questo video è giusto per voi. A parte gli scherzi, che non sono tanto scherzi, comunque vabbè, vi farò vedere come funziona questa piastra. Ed è una piastra per fare le onde beach waves, chiamiamole così. Quindi anche la donnina qua in foto, in realtà non è questo l'effetto che viene fuori, ma non importa. Allora, mi vedete premessa. Intanto in tenuta da casa perché mi devo ancora cambiare, ma va bene, mi sto preparando per uscire. Mi vedete anche truccata come penso nel video precedente. O in quello successivo, vediamo come li carico, quindi perdonatemi, so che sarebbe più carino se fosse diversa in ogni video, ma non fateci caso. Allora, vi parlo essenzialmente di questa piastra, la marca è Sonar e io questa piastra ce l'ho ormai da 2 anni e l'ho comprata su Amazon ad un prezzo intorno ai 15-20 euro senza spedizioni, mi pare. Comunque, se ritrovo ancora l'ordine tra la cronologia degli ordini, vi lascio assolutamente il link sotto perché comunque penso che sia uno strumento molto molto valido. Tra l'altro viene spedita da Roma. Adesso noto che il tizio del negozio si chiama Chang Seng. O Sheng, boh, io non mi ero mai accorta prima di questo video, ma non c'è da meravigliarsi, insomma, quasi tutto è made in China in questo mondo, quindi anche la spazzola che va di moda, tipo che ha questa forma che vi fa i capelli lisci, insomma, sono tutte prodotte in Cina, gira e rigira, ma non è questo il punto. Allora, la piastra si presenta, quindi appunto ha tre, come chiamarli? Sapete che non so come si chiamino questi cosi, insomma, ha tre tubicini. Come cavolo si chiamano? Li ho sempre chiamati io in un modo questi qua. Vabbè, se mi viene in mente durante il video, bene, se no, se mi fate un piacere di scrivermelo nei commenti, perché non saprei neanche come cercare su Google come si chiamano. Comunque, questi tre cosi. E invece qui abbiamo proprio il loro rivestimento fatto ad onda. Voi praticamente prendete i capelli, io sono una frana con i capelli, voi li prendete, li passate, zac zac zac, una cosa più semplice di così non c'è. Ha due potenze, una 180 e una 210. Appunto, e io utilizzo sempre quella 180 e devo dire che i miei capelli reggono anche il giorno dopo, non così definiti, però ci stiamo. È molto veloce, molto facile da usare, la presa è normale, questa qui. Quindi io adesso la accendo, si accenderà qui, non mi dice quando è pronta, ma poco mi importa, insomma, nel giro di pochi secondi è già bella bollente. E semplicemente sposto giù il tasto, vedete che si è acceso il bollino rosso, quindi adesso si sta scaldando. Non vi so dire altre specifiche in realtà, se le trovo sull'ordine che ho fatto, quindi proprio sulla pagina di Amazon, comunque copio e incollo e lo metto nell'info box. Cosa faccio io adesso? Ho lo specchio qui che so che state vedendo. So che non è molto carino, ma questi, anche perché non mi metto qui di solito a fare i capelli, ma non importa. Di solito faccio solamente due tre righe di capelli. Ne ho un sacco, di capelli, davvero un sacco, ma io di solito non sono nemmeno così precisa, con piastre, eccetera. Questa qui la faccio proprio davvero poche volte all'anno perché comunque solitamente neanche normalmente utilizzo piastre.
però ogni tanto mi piace variare, fare queste ondine che secondo me sono molto simpatiche e durano anche il giorno dopo, perché chi ha i capelli lisci come i miei, questi qui non li ho asciugati con il phon, li ho asciugati all'aria aperta prima e vedete che sono drittissimi, per cui a me non dura nessun tipo di piega se non quella liscia. Comunque adesso suppongo che si sia già scaldata. Vado in ciocche di questa grandezza qui, quindi non troppo sottili, neanche troppo grosse. Inserisco, magari un po' meglio. Attendo un po' di secondi, magari 10. Mollo e vado nel punto successivo. Cerco di seguire comunque le onde. Ecco qui, è un effetto molto leggero perché non sto tanto con la piastra a bruciare i capelli. Faccio giusto un accenno, anche perché questa crea un sacco di volume, un sacco. E a me piace appunto anche l'effetto leggero e non troppo dappertutto, insomma. Vado avanti, quindi questi li abbiamo fatti. Giù qui, sperando di non bruciare tutto. Finale, vedete che è un ammasso gigante di capelli. Non sono stata lì super precisa, ho preso ciocche un po' più grandi, un po' più piccole, ma sinceramente non è un problema per me. Poi cosa faccio? Utilizzo un po' di questo olio straordinario. Non è per voi se siete amanti del linci, non è neanche per me sinceramente, ma l'avevo comprato così perché mi incuriosiva. Me lo metto tra le mani e vado solamente così sulle punte giù. Eviterei anche di mettere la lacca per non appesantirli troppo. Comunque dà un buonissimo profumo questo olio straordinario. Ecco qua. Ovviamente non mi lascio i capelli così perché non mi piacciono. Si era stoppata la videocamera. Quando mai? Quando mai? Comunque dicevo che solitamente vado a prendere un ciuffo da qui, una ciocca, un ciuffo, lo arrotolo e me lo fermo qua. Questo perché non mi piace avere davanti i capelli, soprattutto se sono così voluminosi. Qua magari mi sono portata anche la lacca, solamente per sistemare i ciuffi ribelli qua sopra, che non voglio che mi stiano tutti così. E niente ragazze, questo era il super mini 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 video. Spero
su come mi faccio io i capelli con il triferro. Ecco la parola, erano ferri quelli, triferro, e vai. È appunto molto 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 easy, molto naturale, non super definito, ma lo potete fare più definito aumentando la temperatura o rimanendo di più tra ogni passata. Io vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!